Giusto pareggio al Fadini tra Giulianova e Notaresco al termine di 90 minuti che non hanno deluso le attese della vigilia, mettendo in vetrina due formazioni apparse in crescita rispetto alle ultime prove. Padroni di casa in campo con una formazione tutta nuova dopo la rivoluzione del mercato, gli ospiti rispondono con un 11 con poche novità rispetto alla gara persa a Cesena. Si comincia di fronte a 600 spettatori agli ordini del signor Catani di Fermo. In curva ovest i tifosi giuliesi ricordano l'indimenticato Danilo Di Vincenzo, scomparso tragicamente nel 96. Le due squadre si affrontano entrambe con il modulo 4-3-3. Al quarto d'ora cross di Del Grosso in area ospite con Torelli prima e Tozzi Borsoi poi, che non riescono a trovare la conclusione. È però il preludio al vantaggio dei padroni di casa che arriva due minuti dopo grazie a Tozzi Borsoi che di testa, su punizione calciata da D'Adamo, salta più in alto di tutti mettendo alle spalle Di Monti. Il Notaresco accusa il colpo e per qualche minuto non riesce a proporsi in avanti con decisione. Al 22esimo ci prova Salvatore di testa su angolo di Blando, ma la sfera termina sopra la traversa. Al 24esimo ancora Giulianova in evidenza con Torelli che in area da terra mette la palla al lato. L'occasione più clamorosa capita però ai rossoblù al 26esimo quando c'è il doppio miracoloso salvataggio del portiere giuliese Mazzocchetti, prima su Candellori e poi su Laringe con i piedi. La gara è intensa e non regala un attimo di pausa visto che alla mezz'ora è Minella a colpire il palo a due passi dal portiere del Giulianova. Ancora ospiti insidiosi al 32esimo con Candellori che mira all'incrocio mandando il pallone di un soffio al lato. Sul finale di tempo poi si rivede il Giulianova ancora con Tozzi Borsoi che su punizione pennellata da Del Grosso trova la splendida risposta del portiere del Notaresco Monti che evita il raddoppio della formazione di casa. Nel secondo tempo al quarto minuto esordio nel Notaresco Di Colonna arrivato venerdì scorso dalla Recanatese. All'11esimo Notaresco pericolosissimo con Minella che in area giuliese mette fuori di un niente. Al 13esimo gridano al gol i tifosi del Giulianova ma su angolo di Del Grosso De Fabritis di testa esalta ancora le qualità del portiere Monti. Derby ad alta intensità con il Notaresco che passa al 4-2-4 e che arriva al 22esimo così al pareggio con Moretti che dopo il velo di Minella su cross di Liguori a due passi da Mazzocchetti non sbaglia per il gol dell'1-1. Per l'esperto attaccante rossoblù si tratta del terzo sigillo stagionale. Notaresco che ci crede qui al 35esimo e bontà per gli ospiti in rovesciata a trovare la deviazione del difensore giuliese Lenart. Al 37esimo bontà crossa questa volta per Minella che di testa chiama alla parata in angolo il portiere Mazzocchetti. Gli ospiti spingono alla ricerca del sorpasso ma il Giulianova resiste e non corre più rischi e dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale del direttore di gara Fermano per un 1-1 che alla fine accontenta forse tutti. Il pareggio è per noi un ottimo risultato. Oggi l'importante era non perdere perché sapevamo che il Notaresco è una squadra fortissima e noi venivamo da un momento un pochino negativo, no? Con le due sconfitte di fila, specialmente quella in casa un pochino ci ha segnato. Però ecco, sappiamo che col calciomercato dovevamo fare delle uscite importanti per poi rimettere la rosa nella normalità e quindi in queste tre o quattro partite dovevamo cercare insomma di fare più punti possibili. L'unico rammarico è la sconfitta con il Monte Giorgio a San Giusto, è venuta a 5 minuti dalla fine con un contropiede. Se avessimo insomma pareggiato anche quella partita avremmo avuto un punto in più e penso che per l'obiettivo del Real Giulianova insomma abbiamo una classifica più che ottima considerando il fatto che siamo ai quarti di finale di Coppa Italia. Oggi avevamo Tozzi Borsoi che tornava da un infortunio, Torelli che sta recuperando dall'infortunio che ha avuto, De Fabrizis idem e quindi avevamo insomma diversi giocatori titolari che i 90 minuti ancora non li reggono proprio bene. Quindi nel secondo tempo sapevamo che ci sarebbe stato un calo fisico della squadra, però abbiamo tenuto bene, abbiamo tenuto con esperienza, avevamo avuto la possibilità di raddoppiare con De Fabrizis di testa e il portiere della squadra avversaria ha fatto un intervento miracoloso e poi il San Nicolò ha pareggiato, diciamo giustamente, perché loro hanno avuto le loro occasioni come noi. Il risultato del pareggio penso che sia quello più giusto. Aspetteremo il mercato di gennaio perché da lì sono previste qualche entrata dalle squadre professionistiche, quindi completeremo la rosa con giocatori giovani di prospettiva e che hanno voglia di far bene in questa piazza che per un ragazzo che ha insomma, la voglia di farsi vedere penso è il massimo che ci sia
in questi campionati. È stato effettivamente un primo tempo un po' sofferto, ma era chiaro, venire qui a Giulianova non era possibile comandare il gioco per 90 minuti. Abbiamo fatto bene il secondo tempo, assolutamente sì, penso che ci sia stata una squadra sola in campo, anche se a dire la verità il primo tempo abbiamo avuto forse le occasioni migliori, perché il portiere Loro ha fatto due o tre bei interventi, abbiamo preso un palo, però tutto sommato va bene così. È chiaro che se c'era una squadra, ho detto già prima, se c'era una squadra che doveva vincere, forse questo era il Notaresco. Sui social si è letto, si è parlato di una polemica durante la cena del Giulianova, ci sarebbe stata qualche parola del tecnico Stallone sul Notaresco? Lei ha incrociato Stallone, ci ha parlato? Assolutamente no, però ho parlato già con un tuo collega, mi sono espresso e posso anche ribadire qui, quelle cose non si accettano da un professionista, da un addetto ai lavori, lo posso accettare solo tra tifosi, perché tra i tifosi gli sfottò si fanno, e quindi ci può stare, ma da un professionista quelle parole non me le sarei mai aspettato. Se è professionista si può chiamare, tra parentesi. Io penso che Stallone non mi risulta che abbia allenato chissà quali squadre, con tutto il rispetto penso il Monticelli. E credo che anche a Monticelli non abbia fatto neanche tanto bene, credo che Monticelli l'anno scorso sia retrocesso, quindi se le poteva sicuramente risparmiare quelle parole, perché tra parentesi tra le due società c'è amicizia, c'è rispetto reciproco, quindi non poteva benissimo non dirle quelle cose. Io cercavo di spiegare, stavo parlando della passione e della caratterialità dei giuliesi, del tifo giuliese, e quindi nel dire questo spiegavo che il giuliese, quando per questa sua forma caratteriale, questa sua passione, quando gioca contro un'altra squadra, chiunque sia, e in questo caso la prossima avversaria era San Nicolò Notaresco, ma se fosse stato il Cesena, il Matelica, il giuliese, così la dico in un altro modo e speriamo che così venga capito meglio, noi domenica giochiamo col Cesena, il giuliese dice: chi cazzo è il Cesena? Cioè, nel senso, noi siamo il Giulianova, era per far capire cos'è il giuliese, non era un affronto. Se voglio dire, è stata interpretata male, voglio dire, adesso chiederò di parlare due minuti col presidente e spiegare quello che ho detto in buona fede, ma non era un attacco al San Nicolò, era mettere in evidenza la giuliesità e la forza dei giuliesi.